Freeze! It's the police. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot or do not appoint an attorney will be appointed for you. You're now under arrest. Come Socrate, Gesù e Berlusconi, io sono vittima di una persecuzione giudiziaria. È tipo tribunale del popolo, mi processi perché esatto. Sono andato senza l'autorizzazione del direttore. Esatto. Allora, caro Claudio, sabato 19 maggio 2013. Come sabato 19 maggio 2013? Oggi è... 21. Esatto. Quindi, sabato 19, le domande le faccio io. Ah. Lei si trovava presso l'amministrazione provinciale di Frosinone. No, stai completamente fuori strada, Fiore. Oggi che giorno è? No, sabato non stavo, sono stato lunedì presso l'amministrazione provinciale ed era il 20 maggio. Allora, l'informativa che avevo a disposizione reca. Sì, esatto, esatto. Sabato 18 maggio mi trovavo la mattina su Alto Tiziani. Poi domenica è stato 19 e lunedì, quindi, 20, lunedì 20 lunedì e oggi 20. È il 21. Beh, lei esatto. Nel pomeriggio di lunedì 20 dove si trovava? Mi trovavo presso il salone d'onore, il salone di rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Frosinone. Mm. Mi trovavo colà da intorno alle 17.30, 17.45 fino al termine della manifestazione. E che cosa, che manifestazione era? Chi era presente? Erano presenti, diciamo che era organizzato dall'associazione culturale Il Principe, non so cosa faccia lì, penso forse a Machiavelli. Sì, sì. Machiavelli, vabbè, comunque diciamo che se ho capito bene il fondatore, ispiratore, l'avvocato nonché ex senatore Romano Misserville, forse presidente anche di questa associazione, che ha organizzato presso la suddetta amministrazione provinciale una commemorazione di Giorgio Almirante in occasione del 25° anniversario della morte. I nostri informatori ci riferiscono che fosse presente anche Donna Assunta. C'era Donna Assunta e anche la figlia di Donna Assunta, la quale mi è stata anche presentata, anche perché ho preso l'impegno, se non direttamente con Donna Assunta, ma con la di lei figlia, e presumo insomma anche di lui, Giorgio Almirante, di farle avere una copia vabbè, però sto anticipando. Signor Martino, mi corre l'obbligo ricordarle che qualsiasi dichiarazione lei farà in questa sede potrà essere usata contro di lei. Quindi lei sta confessando, senza neanche che la cosa le fosse richiesta, di aver avuto contatti ravvicinati con Donna Assunta. No, con Donna Assunta personalmente no, però con la di lei figlia sì. Con la di lei mi è stata presentata. Beh, mi è stata capito. Presentata. E quindi avete preso accordi per uno scambio di materiali video? Non direttamente, però diciamo con alcuni rappresentanti dello studio Misserville, nonché con il camerata Biagio Cacciola, il quale mi ha assunto. Se non sbaglio, ha anche dei precedenti il camerata Cacciola. Come. Sì, insomma, diciamo che ha avuto dei trascorsi giudiziari di cui naturalmente lui si vanta, perché chiaramente non è stato per furto o altro, ma insomma, diciamo per motivi politici. Ideologici. E l'occasione quindi era la commemorazione della figura di Giorgio Almirante. Di Giorgio Almirante, nel 25, sì, penso domani, il 23 maggio dovrebbe essere. E devo dire, poi voglio dire chi... C'erano altri esponenti di questa fazione politica? Guarda, c'era veramente tanta gente. Io posso dirti che risulta la presenza di tale Veneziani Marcello. Marcello Veneziani, detto chiamato professor Veneziani, forse non lo so per quale motivo, insegna evidentemente da qualche parte, ma diciamo che c'era il fascistissimo Ciarra Pico, di cui ora mi sfugge il nome di battesimo. Anche a me. Esatto, vabbè, il Ciarra Pico, il quale a un certo punto ha raccontato come quando alla Camera, al Senato, perché insomma lui è stato parlamentare, qualcuno gli ha lanciato l'epiteto di fascista e lui si è avvicinato
al collega parlamentare ringraziandolo della, diciamo, del complimento che gli era stato rivolto. Io poi ho avuto modo di visionare un filmato da lei realizzato, penso per accordi intercorsi con questa fazione politica, che insomma è stato sequestrato questo, questo filmato insieme ad altri, come lei sa, no? E in questo filmato, insomma, c'è Romano Misserville che sì, ricorda una lunga sequenza di fatti delittuosi, sì, ai danni di militanti del movimento socialista, esatto, dell'MSI, sociale, insomma, perlomeno della destra. Certo, insomma, vabbè. È carente la ricostruzione che fa, insomma, no, è di parte, non è assolutamente carente, carente nel senso che non, non viene intercalata dai delitti compiuti invece dalla, vabbè, dalla però, beh, diciamo che non è che voglio, perché sono stato a fare il mio compito, a svolgere il mio compito di servizio pubblico presso questa iniziativa, perché figuriamoci, però non è che quando si va dall'altra parte c'è qualcuno che spende una parola, se non atto di cristiana compassione nei confronti, esatto, quindi, quindi diciamo che è, però, la cosa è proprio simmetrica, è assolutamente simmetrica, quindi va bene, quindi diciamo, a parte questi aspetti, diciamo, legati all'emotività, al ricordo emotivo del passato che insomma interessano poco a questo punto la giustizia popolare, sì, c'è però insomma la relazione di Veneziani Marcello, sì, cui contenuto politico invece è attuale. Ah, cosa ha da dirci in proposito? Ma diciamo che il passaggio, allora, devo dire, allora, i passaggi, per quello che ricordo, perché non ho avuto ancora modo di vedere la registrazione, però i passaggi più interessanti di quello che ha detto il professor, vediamo tutti così, il professor Veneziani, è stato che a un certo punto ha fatto riferimento al Fiscal Compact, dicendo che questa Europa non era certamente quella sognata da Almirante, immagino insieme con lui l'MSI, per cui era l'Europa dei popoli, eccetera, eccetera, e in cui Almirante assolutamente non si sarebbe sognato di accettare il Fiscal Compact, che è un cedimento dell'Italia alla propria sovranità, alla propria sovranità, insomma. Però io ricordo che negli anni 70 il movimento... Scusami, vuoi coprire il mio bel volto, grazie. Io ricordo che negli anni 70 il movimento sociale italiano era fortemente europeista e abbiamo anche un documento che adesso le esibirò, dottor Martino, in cui è dimostrato in maniera chiara la posizione. Documento a carico mio? E certo, che lei sta, insomma. E certo, perché lei, comunque... lei è interrogato come persona informata dei fatti, esatto, per il momento stia tranquillo. Più o meno informata. Allora, Pino Romualdi, che era del Movimento Sociale, se non sbaglio, ebbe una vicenda qui a Sezze, se non sbaglio, è lui che fu coinvolto in una vicenda. Sì, vabbè. Una sparatoria a Sezze in cui morì anche una persona, mi pare, no? Francamente, se fosse proprio lui, non lo ricordo, quell'episodio di Sezze, sì, però comunque, ma non stiamo a parlare. Nel corso del dibattito parlamentare svoltosi il 13 settembre del 1978, Pino Romualdi prese la parola a nome del Movimento Sociale Italiano e ebbe a dichiarare... Oh, e nel 78, scusami, a questo punto... Almirante era vivo? 78? No? Certo, è morto 25 anni fa. Certo. E quindi giusto. No, ebbe a dichiarare il Romualdi Pino. Esatto. Il nostro, il dibattito era sull'ingresso immediato dal 1 gennaio 79 nello SME. Lo SME è stato l'antesignano immediato dell'euro. E questa è la dichiarazione rilasciata dal Romualdi Pino. Il nostro è un documento semplice, di puro impegno al governo di entrare immediatamente nel sistema monetario europeo, nello spirito e nella lettera di quei trattati di Roma del 1957 che noi abbiamo votato, mentre non sono stati votati dal Partito Comunista e nemmeno dal Partito Socialista, che oggi si trovano allineati in questa posizione. Aggiungo che voteremo nello stesso spirito e nella stessa logica, dopo aver respinto i cappelli più o meno ridicoli e fumosi dell'antifascismo, a favore anche di quei punti delle risoluzioni che convalidano la nostra posizione positiva nei confronti dell'immediato ingresso dell'Italia nello SME,
così come deve essere nelle speranze di ciascuno di noi, perché questa è la strada per il governo per realizzare concretamente e non a parole l'Europa unita, capace di difendere i suoi popoli e i suoi interessi. Applausi dei deputati del gruppo del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. E congratulazioni. Congratulazioni. Oh, per quanto lei ne sa, il Marcelli Veneziani è al corrente di questa dichiarazione del Romualdi Pino? Forse sì, forse no, però non è che da questo deriva per forza, perché il buon Romualdi, cioè il buon Marcello Veneziani, non ha parlato male veramente della moneta unica. Ha parlato male del fiscal compact. Ah. Del fiscal compact, cioè come dire appunto che come se non fosse una logica conseguenza della... Il fiscal compact non è una logica conseguenza, è uno dei... tenta di, diciamo, rispettare uno dei criteri per l'entrata nella moneta unica, che era il rapporto debito-PIL al 60% del PIL. Quindi, voglio dire, nel momento in cui lui accetta il processo di integrazione europea basato sulla moneta, è ovvio che non si capisce come possa criticare il fiscal compact, perché è implicito il fatto che uno dei tre punti, uno dei punti insomma, più sottolineati, era appunto questo rapporto debito-PIL al 60%, quindi mi pare contraddittoria la posizione del Veneziani. No, beh, non è contraddittoria. Però mi sembra dai nostri informatori, sì, esatto, ci sono aggiunte notizie, che insomma, lui avrebbe accusato la sinistra di essere responsabile dello stato attuale dell'Europa, però risulta che la sinistra nel 78 si oppose all'ingresso nello SME, mentre invece fu proprio il Movimento Sociale Destra Nazionale che votò insieme con i liberali, con la Democrazia Cristiana, con i repubblicani, a favore, bastavano per avere la maggioranza all'epoca, ecco. Però, per l'ingresso immediato nello SME. Sì. Quindi perché accusa la sinistra questo fatto? Mi sembra proprio... No, onestamente non ha citato esplicitamente la sinistra, ha semplicemente detto che non era questa, quello che ho già detto prima, non era questa l'Europa che voleva Almirante, e che sicuramente Almirante, se attualmente fosse vivo, farebbe di tutto, si opporrebbe a questa Europa. Vabbè, diciamo che è implicito, però... Per la verità non, la sinistra non l'ha nominata. Non ha nominato la sinistra? No, mi pare di no. Però allora sono... ancora una volta le mie fonti sono corrette? No, diciamo che forse hanno letto tra le righe, ma non hanno letto le righe, quindi... Okay. Però dovremmo rivedere insieme il filmato. E va bene, lo faremo. Se lo faremo... proprio vogliamo fare un'analisi testuale del e quindi vabbè, insomma, quindi sono assolto per aver partecipato alla manifestazione della destra. Questo è soltanto un interrogatorio, caro Martino. Ancora stiamo, non è stato raccogliendo, diciamo, i documenti processuali. Questa registrazione verrà messa agli atti, poi il Tribunale del Popolo successivamente si riunirà. Vedremo anche l'uso che lei farà di questo materiale, se sarà un uso apologetico piuttosto che un uso critico. Ma io proporrò al direttore di ecodellarete.net di pubblicarlo integralmente, penso, perché insomma, vabbè, diciamo che prima ancora di essere simpatizzanti di una parte politica o dell'altra, noi siamo giornalisti, quindi prima di tutto documentiamo. Ma caro Claudio, tu lo sai bene che i giornalisti sono io tra le prime vittime. Sì, no, il problema è che noi siamo giornalisti che per tanti motivi insomma non abbiamo bisogno, oppure non ci vogliamo piegare alla logica, per cui alla fine pubblichiamo non quello che è giusto ma quello che ci piace. Vabbè, insomma, questo qua dobbiamo pubblicarlo per forza, insomma, i video del convegno su Almirante, perché insomma, è una delle cose più importanti successe a Frosinone, perché dicono quello che vogliono i nostri amici. Perché esatto, poi voglio dire, saranno le fotografie a documentarlo, ma insomma l'aula era veramente strapiena. Ma infatti questo è un processo preventivo, perché dato per scontato che noi pubblicheremo
questo materiale. Io mi sono messo nelle parti del, nel ruolo del giudice, tanto per prendere distanze da te, che ci sei andato, io invece ci sono andato. Bravo, e poi bravo. Ti metto sul banco degli imputati, faccio l'accusa nei tuoi confronti, così potrò sempre dire un giorno davanti al Tribunale del Popolo, ma io l'ho messo sotto accusa. Esatto, purtroppo avevo le mie perplessità. Purtroppo, come facevo a giustificare il fatto di non pubblicare, mi sarei trovato in serie difficoltà. Poi lo so che tu non sai dire di no a Cacciola, quindi. No, vabbè, anche perché insomma, voglio dire, l'amico Biagio Cacciola si caratterizza, voglio dire, abbiamo partecipato a un paio di dibattiti insieme e mi ha lasciato sempre ampio spazio. È un personaggio, Biagio, caruccio, democratico, fa parlare gli altri, insomma, non interrompe mai, quindi merita. È un amico, dai, su, è un bravo ragazzo. Colgo una sottile. Sì, beh, diciamo che Biagio è sicuramente il più bravo ragazzo, perlomeno della destra, che io conosco, però certo, proprio come dialettica, siamo proprio a zero, per quanto mi riguarda, forse non meritavo di parlare, ma allora avrebbe dovuto dire chiaro e tondo, non accetto come interlocutore Claudio Martino. Vabbè, ma dai, vabbè. Non stiamo a parlare veramente di cose personali che non interessano assolutamente a nessuno. Comunque. Salutiamo tutti ricordando che il Movimento Sociale, cioè la destra italiana, è stata estremamente favorevole al processo di integrazione europea, cominciato ai tempi dello SME e poi continuato fino alla moneta unica. Oh. Come facciano a dire che loro non c'entrano niente e che la colpa sarebbe della sinistra, che tra l'altro la sinistra dell'epoca si oppose, poi la sinistra è scomparsa perché insomma c'è stata la mutazione genetica. Oggi chiamano sinistra il PD, a noi ci scappa da ride, per non di da piagne. Quindi la sinistra non c'è più, la sinistra è morta in Italia con il crollo del muro di Berlino perché non si sono più ripresi. Però insomma, la destra è sempre stata favorevole al fianco dei poteri del capitalismo italiano per prendere questa direzione. Adesso tentano di smarcarsi perché sanno che sta crollando tutto, ma insomma noi glielo ricorderemo, devono quantomeno dire ci siamo veramente sbagliati, perché non è che uno vuole condannare, no? Assolutamente. Però che vengono a dire che loro non c'entrano niente, sta cosa non la possono fare. Va bene? No, ma io vorrei chiudere comunque una cosa rivolgendomi sempre all'amico Biagio Cacciola, in questo caso in veste di storico, no? Quindi visto che ieri è stato, se non nominato esplicitamente, però evocata diverse volte la figura di Fini come traditore del pensiero di Almirante, ripeto, è una domanda che faccio dall'esterno perché a me le dinamiche interne alla destra interessano fino a un certo punto, però il buon Almirante aveva dato, diciamo, mandato a Fini di traghettare il partito verso una normalizzazione, verso come si dice, uno sdoganamento, non entrare so entrare nell'arco costituzionale, esatto. E allora voglio dire, visto dall'esterno in maniera del tutto molto molto superficiale, non è forse quello che ha fatto Fini e anche in maniera, diciamo, abbastanza brillante? E allora non capisco per quale, sempre se è vero quello che sto dicendo io e gli storici tipo Biagio Cacciola mi possono contraddire, non capisco perché adesso invece insorgono contro Fini. Non stava a Fiuggi pure lui quando ci fu il passaggio dalla MSI? Non lo so, questo non lo so. Bisogna va bene, ma infatti è un quesito, non è campo nostro. Sono parliamo già le cose che conosciamo, diciamo un sacco di stupidaggini. Allora, io il quesito sono che sono beghe loro. È un quesito che sto ponendo agli storici della destra, cioè se effettivamente Fini abbia. Questo è il quesito mio. Fini ha veramente tradito il pensiero di Almirante o, e lo dico giusto per renderlo esplicito, Almirante se non fosse morto, insomma 25 anni fa, di quanto la sua condotta si sarebbe discostata da quella di Fini? Punto, è una domanda. Punto. Va bene, un saluto a tutti. Ciao a tutti. So beghe loro comunque. Sì, a noi ci importa, tanto non cambia la sostanza delle cose. Beh, ma noi siamo compagni. Via Marx, via Lenin, via Mao Zedong. No, ma infatti scusa, vedi, ma non mi guardo, però dobbiamo chiudere. Allora, così come c'era l'amico quando gli hanno dato del fascista, ha detto: no, io la ringrazio.
Io onestamente, quando qualcuno ha dato per comunista Giorgio Napolitano, cioè sta offendendo me. Se Giorgio Napolitano è comunista, io allora che so? Vabbè, ciao a tutti.